Oggi Fuzzy Mbappé in rialzo superando nuovamente il livello statico dei 16.742 punti. RSI sotto l'equilibrio e i volumi in calo fanno intendere che al momento manca la forza. L'indice italiano sta cercando di rialzare la testa dopo la rottura del trend rialzista di breve costruita a sommi di marzo e aprile 2020. In tale scenario una chiusura sopra 16.742 punti potrebbe aprire la strada all'indice verso 17.659. Resistenza che più volte ne ha ostacolato l'ascesa. I target successivi sono 18.653 e 19.000 punti. A ribasso invece il supporto chiave si colloca a 16.000 punti, la cui rottura potrebbe provocare cadute verso il basso con target 14.894 e poi minimi di marzo a 14.153 punti. Scopri il certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Terna cerca di proseguire il rimbalzo avviato ieri dopo aver testato supporto a 5,26 euro. Prossimo ostacolo a rialzo resistenza a 5,56 euro. Sarà quindi necessario break di tale livello per mettere il mirino 6 e 6,52 euro. A ribasso invece sarà importante la tenuta di supporto a 5,26 euro per evitare discese verso 5 e 4,71 euro. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122. Enel torna a schiantarsi contro il livello chiave dei 6 euro, aver fallito il tentativo di break dei 6,48 euro. Quest'ultimo livello ha stoppato più volte nell'ultimo mese la scalata del titolo e quindi sarà necessario il sorpasso con volumi e volatilità per aspirare a un grande ritorno in area 7 e 7,43 euro. Nel caso invece proseguisse la debolezza fin sotto quota 6 euro, sono possibili accelerazioni verso il basso con target 5,60 e 5,15 euro, il livello minimo di marzo. Scopri cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it.